Buongiorno bambini, o forse dovrei dire buonasera, perché questo video è fatto la sera. Infatti sono già in tenuta da dormire, in pratica in pigiama e con la treccia. Vuol dire che fra pochino maestra Manu si addormenterà, ma non prima di aver fatto vedere a voi la mia fantastica idea. La mia idea. Allora, per fare questa cosa, stasera ci serve una scatola dell'IKEA di quelle trasparenti con il suo coperchio, ragazzi, mi raccomando, con il suo coperchio. Una lampada che funzioni. E io ho del riso. Sarebbe meglio la farina di mais, ma il riso va benissimo lo stesso. È molto semplice, bambini, non vi spaventate. Prendiamo la lampada e la mettiamo dentro alla nostra scatola di plastica, la accendiamo e mettiamo sopra il nostro coperchio. Come vi dicevo, bambini, io ho messo il riso, ma perché non ho la farina di mais? Se avete la farina di mais è molto meglio. Dopo di questo inizia la magia. Spegnete la luce, bambini. La luce, eccola, si è spenta. E da questa cosa, mettiamoci un pochino più di riso, ecco a voi la nostra lavagna luminosa. Ci possiamo fare tutto quello che volete, bambini. Possiamo farci delle forme, possiamo raccontarci delle storie ed è proprio questo quello che vorrei farvi fare con voi questa sera, raccontarvi la storia della buonanotte. La storia della buonanotte, anche se questo video lo vedrete la mattina, io ve la racconto lo stesso perché mi piaceva l'idea per una volta di raccontarvi la storia della buonanotte. Si chiama Il bambino che parlava con la luna. In una città qualunque, in un palazzo qualunque, viveva un bambino che si sentiva solo, perché non aveva né fratelli né sorelle e nel suo palazzo non vi erano bambini che lui conoscesse con cui poter giocare. Così, una sera in cui si sentiva più solo del solito, si mise a guardare fuori dalla sua finestra e dalla camera. Tutto a un tratto fu attratto da una luce, quella della luna. Una falce di luna. Incuriosito, cominciò a fissarla e la luna gli tenne compagnia con la sua aurea argentata. Ad un certo punto, un bruco fece capolino sulla luna e strisciando si acciambellò su se stesso, formando un occhio. Sembrava che la luna avesse un occhio solo e tutto ciò fece sorridere il bambino. Il giorno dopo e nei giorni successivi, bambino si mise sempre a guardare la luna dalla finestra e a mano che lei cresceva sembrava quasi che venisse fuori un viso, perché ad un certo punto, invece che un bruco, se ne presentarono due, che appallottolati diventarono due occhi, e poco dopo arrivò un terzo bruco che si mise per lungo formando una specie di sorriso nella luna. Questo confortava molto il bambino, che cominciò a sentirsi meno solo e per ringraziare la grande luna, una sera decise di raccontarle una storia. Questa è una storia del treno dei desideri, iniziò il piccolo. È un treno che fa un lungo viaggio e a ogni paese che lui attraversa ha un nome speciale. Felicità, amicizia, amore, condivisione, rispetto e gioia. Ad ogni stazione si può esaudire un desiderio. Il capotreno, quando il treno si ferma, consegna ai viaggiatori una busta contenente un desiderio. Così, alla fine del viaggio, anziché essere triste, sei felice perché ricco di desideri esauditi. Sarebbe bello, disse il bambino, sospirando, che esistesse davvero un treno del genere.
Bambini, vi è piaciuta questa attività della lavagna luminosa? Fatemelo sapere e soprattutto inventate storie nuove e utilizzate la lavagna come volete. Provate a metterci delle foglie sopra, vedrete delle cose che non avete mai visto. Un abbraccio, buonanotte!